polverizzata la sfortunata serata di Eboli. In un palafiera pieno di tifosi pesaresi, l'Italservice strapazza la Fel di 6-1, si porta sull'1-1 nella serie scudetto e si guadagna la decisiva gara 3 di sabato, ancora al palafiera, ancora alle 20:30, con ottimi argomenti per provare a cucirsi sul petto il terzo tricolore consecutivo. In gara 2 bastano una ventina di secondi a Salas per indirizzare la contesa sull'1-0 con una fucilata imparabile. 1-0 che si mantiene intatto fino al riposo. Poi nella ripresa Bolo inizia presto il suo show dopo un'altra ventina di secondi che sarà il preludio ad una tripletta ingrossata da Taborda e ancora da Salas per il 6-1 finale intervallato dal momentaneo 4-1 di Eboli con Bissoni. Soddisfazione enorme per il presidente Pizza e per la squadra guidata per l'occasione da Davide Bargnesi che sostituiva lo squalificato Fulvio Colini. L'obiettivo raggiunto, arrivare a giocare sabato con questo pubblico qua era il minimo da fare, ottenere una vittoria ed è venuta anche giocando bene. È una finale, loro sono venuti qua a giocarsi un match point e quindi hanno giocato fino all'ultimo. Primo tempo abbiamo tenuto e poi il portiere di movimento ha dato la partita a noi. Felice, ma sappiamo che ancora dobbiamo vincere un'altra per avere lo scudetto, quindi riposare il sabato è la più difficile. Eboli, una squadra che sta in forma, è arrivato in equilibrio con noi e stiamo dando tutto per lasciare a casa lo scudetto, quindi sabato sarà una partita bellissima. Noi non dobbiamo fare l'errore di pensare di aver vinto, cioè non abbiamo vinto niente, siamo 1-1, quindi non dobbiamo abbassare la concentrazione. Sono contento che per la partita di sabato rientrerà Fulvio Colini, che sicuramente saprà dare quell'input in più per affrontare al meglio la partita. Al di là della partita, che è stata una partita meravigliosa e emozionante, chiaramente a me ha fatto tantissimo piacere, ha dato tanto orgoglio vedere così tanta gente al Palafiera. Tanto voglio dire, io l'ho detto, avevo fatto quel post, ero molto dispiaciuto, non ce l'avevo con nessuno, era solo un dispiacere perché durante la partita, la semifinale con Napoli c'erano solo 500 persone, questa sera c'è stata una grandissima risposta del pubblico. Sai, per noi presidenti che ci mettiamo l'anima, ci mettiamo il tempo, ci mettiamo lo spirito e ci mettiamo anche, investiamo tanti soldi, vedere il palazzetto così pieno è motivo di orgoglio e ci fa capire che stiamo facendo bene, ecco. Chiaramente magari in quel momento era un giorno così, un momento di sfogo, però ecco, questa è la risposta migliore, quindi la più grossa felicità al di là della vittoria che ci porta sabato alla gara 3 e vedere così tanta gente, un palazzetto così pieno, io spererei di vederlo sempre durante tutte le partite.